Ultimo giorno di marcia, abbiamo superato la soglia dei 200 chilometri, adesso stiamo attraversando cavi di lavagna, ma devo raccontarvi questo episodio fantastico. Un treno passando ci ha suonato il clacson 10 volte, cioè il treno. Noi continuiamo ad essere accolti e acclamati dagli automobilisti che ci salutano, strombazzano con il clacson, incitano movimento. Però il treno, no, il treno sono veramente mille punti, fantastico. E prima, mentre eravamo a pranzo, è arrivato anche un ragazzo molto discreto ed emozionato, un militare, che si è avvicinato tutto compunto, serio e con gli occhi quasi lucidi, ci ha detto: ragazzi, ma voi siete del Movimento 5 Stelle? E gli abbiamo detto sì, ha detto che voleva ringraziarci per tutto quello che noi stiamo facendo in Italia, ma aveva veramente, era emozionato. E noi ringraziamo lui e tutte le persone che ci stanno dando supporto, che ci stanno dando aiuto. Marco, vieni a fare un saluto. Ciao, ciao, siamo oltre il 200° chilometro di marcia e adesso è arrivato il regalo, questo treno che ci ha... Ciao! Visto la macchina. A proposito di aiuto energetico, è arrivato questo treno che, come diceva giustamente Alice, vale mille punti, cioè ci ha incitato dopo tutti i pullman dell'ATP che ci hanno incontrato per strada, oltretutto anche quelli con i passeggeri dentro, quindi abbiamo fatto sicuramente saranno diventati dei piccoli agorà all'interno, sì, a favore del no a questa schiforma. E poi tutte le persone che incontriamo qui, spieghiamo un pochino in breve, in pillole, quali sono le ragioni del no alla schiforma. Ci danno ragione, rimangono disgustati quando gli spieghiamo che cosa vogliono fare del Senato questi personucole che purtroppo stanno al nostro governo. Ghost, fai un saluto. Ciao ragazzi, stiamo andando avanti, tosti e duri. Grande, cioè, allora, Ghost, dovete sapere, è un attivista di Genova e si chiama Ghost perché paradossalmente non ha la connessione internet, nonostante sia un 5 stelle doc, non usa Facebook, e allora noi lo chiamiamo Ghost il fantasma, però si fa informare per tutte le votazioni del Movimento 5 Stelle, va, si collega a un internet point e vota, ed è un mito, lui fa volantinaggi, banchetti, gazebo, oggi è in marcia con noi, ieri era in marcia con noi, domani sarà in marcia con noi, fantastico, straordinario. Ecco, c'è anche un cane 5 Stelle che ci saluta, salutiamo il cane 5 Stelle. Però ve lo ripeto, cioè è stato fantastico, un treno che ci ha acclamati, ci ha suonato il clacson per 10 volte appena ci ha riconosciuto. Eccoci qua, noi stiamo camminando da 7 giorni, domani è la penultima tappa, arriviamo alla Spezia, dopodomani l'ultima tappa a Sarzana e questa sera facciamo una mega agorà a Sestri Levante, dove ci saranno anche Carlo Sibilia, Michele Dell'Orco, e Alberto Zolezzi e poi un costituzionalista che si chiama Guido Ortone, che ci aiuterà a spiegare a tutti i cittadini le ragioni del no. Ma anche voi dovete aiutarci, dobbiamo tutti aiutarci, dobbiamo fare un passaparola continuo. Sono questi gli strumenti dei cittadini, il passaparola, diffondere, parlare con gli amici, con i parenti, con i conoscenti, usare la nostra credibilità per spiegare le ragioni del no, perché purtroppo i canali li stanno riempiendo di tutte le loro balle che noi dobbiamo smentire e sconfessare per salvare la democrazia nel nostro paese, per salvare la Costituzione. Qualcuno vuole fare un saluto a tutte le persone online? Ciao ragazzi, avanti con il no! Grande attivista Andrea, attivista 5 Stelle! Salutate, salutate. Ciao, ciao. Gabri, vuoi dire due parole? Fa caldissimo. Grande Gabriele, portavoce in regione. Suonano con il clacson. Ecco, visto che ci suonano. Ci salutano. Anche i passaggi. Esatto. Ci salutano, sono curiosi, vogliono sapere cosa stiamo facendo. E vabbè, passiamo parola. Ci vediamo online in diretta qui alle 19:30 quando facciamo l'agorà insieme ai nostri portavoce nazionali. A dopo!
e passiamo parola. Ciao.